Ok, ciao ragazzi, questo è il secondo video che registro oggi. Il primo video che ho registrato è quello di Dargen D'Amico. Adesso parliamo di Bluvirus, il dialogo sta nei dettagli. Allora, è un album un po' particolare perché è tra i classici album di Bluvirus, dove è tutto depresso, smielato e quant'altro, e i vari mixtape, dove invece è incazzato nero col mondo. Ed è un misto un po' particolare. 17 tracce per 47 minuti, che sono tanti, e sta cosa a me va molto bene, sinceramente, perché, come dire, più lungo è un album, meglio è per me, perché vuol dire che tu ci hai lavorato su tanto. E questo album però è molto cariato dai vari featuring. In che senso cariato? Cioè, tutti i featuring che ci sono, cioè, reggono sull'album, perché le canzoni dove è lui da solo perdono un po'. Cioè, non capisco, cioè, capisco il senso, capisco tutto quanto, però sembra che si perda. Mentre nei featuring, appena lui inizia a perdersi, come dire, c'è l'ospite che riesce tranquillamente a riportare la cosa, come si chiama, cioè la traccia sui suoi binari. Ospiti che sono anche molto interessanti perché abbiamo, vabbè, Lieve, voce bellissima, Madman, Eddie Virus, Corrado Punto, che non, cioè, questo non ho mai sentito sinceramente prima di questo album, quindi non so chi sia, non so cosa faccia sinceramente, però da quel che ho sentito ha una bella voce. Mondo Marcio, molto molto gradito come al solito, e Jota No More, Shade e Nick Sick, quindi i soliti, praticamente, cioè tutti gli amici di Bluvirus, quindi c'è Torino in pratica, e molto, molto particolare, cioè tutto molto bello, però il problema è che è un album di Bluvirus, quindi uno di quegli album che tu devi essere molto, come dire, nel mood per ascoltarlo. Però, cioè, è un ascolto che io consiglio, sinceramente. Cioè, come voto gli do 7, gli do come voto, perché sinceramente è un album ben fatto, cioè meglio rispetto a un buon quantitativo di roba che è uscita nell'ultimo periodo. Però adesso siamo ancora a febbraio, metà febbraio, ancora album clamorosi, a parte quello di Dogo, non ne sono usciti, quindi ci sta che abbia un voto un po' più alto. Forse già uscito, che adesso ha aprile-maggio, diciamo che non l'avrei considerato, non gli ho dato un voto così alto. Poi per il resto uso tranquillo, quindi boh, io lo consiglio e basta, sinceramente.